Alberto Contador, Ivan Basso in Alta Valtellina con il progetto che Contador ha lanciato con la sua fondazione. Com'è andata? Bellissimo, no? Alla fine è un piacere sempre stare qua, no? Alla fine stiamo rodeati di salitas mitica, no? Del mondo del ciclismo, legato al Giro d'Italia e per noi è un onore, no? Il poter stare qua, anche compartire tempo con tanto ciclista. Parliamo della tua fondazione, una fondazione che è nata quando hai lasciato le competizioni, con un obiettivo molto importante. Sì, bueno, teníamos dos objetivos. Uno era la malattia che he sufrito, che è l'ictus, e brain stroke, e l'altro è la bicicletta, ma in tutta la sua vertiente, no? La bicicletta per paesi di Africa, per andare alla scuola, per prendere acqua, e anche per bambini, come valores. E anche la squadra di competizione con Cometa, no? Cometa è anche Valtellina e supporta il Cometa Cycling Team, la categoria juniore, under 23, anche continentale. Una malattia che ha cambiato la tua vita e che ti ha in qualche modo mostrato l'altra faccia, no? della vita e quindi anche di chi spesso e volentieri si ritrova come te senza conoscere il male. Certo, no? Alla fine quando tu sei un deportista professionale non pensi che ti possa passare qualcosa come questa, ma alla fine è possibile, no? E quando stai all'ospedale, no? 3-4 mesi, non sai se tu vuoi poter ritornare a montare in bicicletta, è veramente quando percibi, no? La differenza tra la cosa importante e la cosa che non è importante, no? Per me ha sido un punto che ha marcato la mia vita e sto sicuro che tutto quello che ho conseguito dopo, no, nella mia carriera professionista ha sido grazie a che questo è successo al passato. Conoscenza, prevenzione e riabilitazione. Certo, no, e alla fine tenere una vita saludabile, questo è il miglior dello segreto. Anche abbiamo un socio importante come Cometa con questo di Honest Food, no? Di tenere una vita saludabile. Questo per noi è molto molto importante, riducendo la sale al prodotto, perché alla fine tutta la piccola cosa ti può cambiare la vita. Ivan, hai sposato il progetto di Alberto e con lui sei in Valtellina, che è anche la tua terra, e per promuovere lo sport, ma non solo. Sì, è una cosa che parte da lontano. Siamo stati avversari, siamo stati colleghi, siamo stati compagni. Abbiamo condiviso gli ultimi anni della mia carriera sportiva insieme a lui e poi ho iniziato la mia carriera dirigenziale prima quando lui ancora correva e dopo nella fase successiva, cercando di dare continuità ad un progetto che il fratello aveva iniziato già 6 anni prima e siamo molto orgogliosi di quello che stiamo facendo in questo momento, una squadra che cresce anno dopo anno con un'identità sua e cerchiamo di fare del nostro meglio, cercando di ridare al ciclismo quello che il ciclismo ha dato a noi. Com'è vivere il ciclismo diciamo, dall'altra parte della barricata? Ma noi viviamo il ciclismo esattamente come è stato da corridore. Cerchiamo di. La nostra squadra non è solo una squadra che fa correre in bicicletta i ragazzi. Il progetto della Fondazione è un progetto globale che parte dai bambini, dalle scuole ciclismo, ha un aspetto sociale con Bici per la Vida, per arrivare ovviamente alla categoria professionistica dove i ragazzi cominciano ad avvicinarsi al ciclismo, dove non è più uno sport ma diventa una professione. Però l'obiettivo non è solo quello di creare futuri campioni, l'obiettivo è anche quello di cercare di creare futuri uomini, perché parliamo a ragazzi di 15 anni, 16, 17, 18 e parliamo a ragazzi di 23, 24. 23, 24 parliamo in un modo, a quelli di 15 parliamo in un altro. La vostra esperienza al servizio loro per trasmettere dei valori, parlato di valori quali in particolare, oltre a quelli naturalmente della salute, legata allo sport, all'alimentazione, ma non solo.
Ha spiegato benissimo Alberto quali sono i valori della nostra squadra da questo punto di vista. Ovviamente è quello che stiamo cercando di fare, perché il ciclismo è uno degli sport che meglio rappresentano lo stile di vita, no? Per andare forte in bicicletta devi avere uno stile di vita sano, devi avere uno stile di vita che ti porta a... Per rendere al meglio devi mangiare bene, riposarti, allenarti bene, fare una vita che è il perfetto stile di vita per restare in buona salute. Conta anche l'etica. Conta ovviamente anche l'etica, proprio per questo la fondazione inizia ad insegnare i valori del ciclismo da bambini. La scuola ciclismo inizia a 6 anni e li portiamo fino al professionismo, quindi questo è un progetto unico nella sua unicità, di cui noi ne siamo molto orgogliosi, ed è per questo che stiamo cercando di dare sempre di più energia a quello che stiamo facendo, perché crediamo che il futuro passa da qui. Questa squadra non deve essere ricordata, questo progetto più che questa squadra, non deve essere ricordato solo per aver fatto... Noi quest'anno siamo molto orgogliosi, abbiamo portato 4 ragazzi nella categoria superiore nel World Tour, siamo ovviamente felici di questo, ma siamo altrettanto contenti che ci sono 60 ragazzi che verranno al prossimo camp dove c'è una selezione, quindi siamo contenti di quelli che sono in uscita, ma siamo ancora più contenti di quelli che sono in entrata, no? Quindi che sono ragazzi che credono in noi, e quindi continuiamo con tutta la nostra forza. Qui ci sono le montagne, le vette, i passi mitici. Come si insegna la resistenza e anche insomma, come si trasmette quella voglia di andare oltre, quindi di forgiare il carattere? Bueno, penso che una cosa importante è la passione, no? La passione è fondamentale, no? Ma anche avere un po' di allenamento non va male, va bene. Ma anche la genetica è importante, no? Domani vamo a fare l'Estelio alle 9:30. Una salita bellissima, no? Lo importante è disfrutare della salita, no? L'importante non è arrivare il primo alla cima, sino disfrutare della salita. Alberto, gli racconto questa cosa, no? Che se arrivi nella galleria, per tutti i ciclomotori che domani parteciperanno allo Stelvio, se arrivi nella galleria e riesci a fischiare dall'inizio alla fine della galleria, sei certo di arrivare in cima, quindi lui non avrà grossi problemi, però per gli altri... Questa era la sua tattica, questa era... No, la sua tattica è quella di... Le tattiche di Alberto è semplice, parte forte, aumenta a metà e finisce a tutta, questa è la sua tattica, no, è semplice. Arrivare primo, insomma. Siamo lezionati, teniamo che solo con una mano è diverso. La tattica di Alberto è questo. Un'ultima cosa, il tuo rapporto con la Valtellina. Il rapporto con la mia Valtellina per me è speciale, no? Perché desde il primo momento, no, che il 2008, no, che è passato per qua, nel primo Giro d'Italia mio, quando abbiamo fatto Mortirolo, no? Che arriviamo a Tirano, ha sido come un flechazo, no? Della gente con me e io con la gente, anche questa area dove ho vinto, no? il primo Giro d'Italia, no? per me la Valtellina è nel cuore. Quartier generale del ciclismo. È una bomboniera Bormio, dovunque guardi ci sono salite mitiche, che non sono mitiche solo per i cicloamatori, sono mitiche perché sono le salite che decidono solitamente il Giro d'Italia, come con ogni probabilità sarà per il 2020, quindi sarà tanto ciclismo, non solo nel 2019 ma ce ne sarà ancora di più nel 2020. Buon divertimento e in bocca al lupo per la vostra fondazione e il vostro progetto. Grazie mille. Grazie. Ciao.